Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Capitani Coraggiosi. L'ospite di questa settimana è Vanni Di Filippo, bentrovato. Grazie. Viste fondatore del Bisonte, un marchio di pelletteria noto in tutto il mondo ormai, che lei dopo sì. aver eh, dato e fatto crescere qualche tempo fa, nel 2015 ha ceduto, ma per il quale ancora oggi è una sorta di ambasciatore. Sì, sono un ambasciatore, faccio le pubbliche relazioni e seguo un po' comunque il marchio nelle... Nelle varie manifestazioni dove vado, incontro, parlo del marchio, parlo del futuro e, e, e parlo un po' anche dell'altra cosa che è la mia passione, che è la pallavolo. E, e sono un po' i due punti cardine sono che della storia. Bravo. Anzi, da... buonasera a tutto il pubblico, ancora non l'ho detto. <ride> da artigiano, da imprenditore e, e anche quella poi da, da grande, non solo appassionato, anche. Sì. Siamo uomini in prima linea sul fronte della pallavolo Fiorentina sì. e non solo. Io però vorrei iniziare chiedendole sì. quando lei è diventato, forse dentro di sé inevitabilmente lo è sempre stato, un capitano coraggioso, cioè quando ha deciso di eh, rischiare del proprio e dire io nella vita voglio fare questo, voglio disegnare, creare oggetti in pelle, voglio dare vita a un'impresa. E cosa faceva prima? Sì, eh, eh, questa è un po una cosa molto complicata, ci vorrebbe una trasmissione che dura un giorno perché... Eh, già dalla nascita <ride> ci sono stati dei problemi comunque eh, io ehm, mio padre era un maresciallo di carabinieri quindi io giravo continuamente tre anni qui tre, nella, tra l'altro dico io sono nato nel Veneto mm. perché sono di Adria in provincia di Rovigo e poi ogni tre anni cambiavamo paese quindi eh, nel cambiare paese si cambiava, io dovevo imparare a conoscere no, bambini nuovi, certo. quindi io non ho amici di scuola. Però eh, questo fatto di continuare a cambiare eh, mi ha aiutato molto a cercare di relazionarmi con le persone. E sono andato a scuola a 5 anni, eh, ho fatto le elementari e le medie, la terza media, poi ho cominciato l'istituto tecnico allora abitavo a Noventa, Vicentina, e, però non era la mia strada perché io disegnavo, dipingevo, avrei, voglia, avrei voluto voglia di fare una, una scuola d'arte. però i miei dicevano: Ah, no, gli artisti muoiono di de fame, certo. devi, fare un un perito, certo. te, devi fare il perito tecnico. Allora è cominciato, ho cominciato la prima industriale a Vicenza, poi dopo sono stati trasferiti a Cremona, ho ricominciato, poi effettivamente non era la mia strada quella. Allora mio padre mi ha detto, o studio o lavori, lavoro, e ho iniziato a fare l'elettrauto, l'apprendista elettrauto. È una cosa molto distante. da. È una cosa molto distante, però creatore. molto importante, ma io continuavo a disegnare e comunque dipingevo, comunque eh, già mentre lavoravo mi ero iscritto in una scuola di corrispondenza con Parigi, di disegno e di pittura, quindi loro mi mandavano delle cose, io sviluppavo, le mandavo, me le correggevano, quindi sono sempre stato legato alla, alla creatività, diciamo. Questa cosa poi andando avanti l'ho sempre coltivata, perché poi da Letrauto sono, a Cremona sono andato a Milano, io già a 17 anni ero da solo a Milano a lavorare in un'azienda. Di ricambi per elettrauto e mi, mi ponevo sempre degli obiettivi, perché dicevo: ah, mi piacerebbe fare il rappresentante. Eh. Mm. Allora, dopo, quando compio 18 anni a Milano, un rappresentante dell'azienda se ne va e inizia a fare il rappresentante. Di e ricambi per elettradi a girare e continuavo no, a disegnare. Perché nel paura sì. della macchina c'era il cavalletto, le tele, i colori. Eh. C'è cioè quella un'urgenza. Una... Quindi, che sì. lei ha sempre, sentito, sempre dentro sentito dentro di lei. E quando ha deciso? Poi di farne un, un mestiere. Eh, eh, fatto questo, mm -hmm. poi sono andato a fare il militare, 18 mesi, allora erano, ho fatto nei carabinieri a cavallo, quindi figlio dei carabinieri, <ride> e tre mesi a Roma, e 15 mesi a Milano. A Milano incontro Raimondo Dinzeo, che era il mio capitano che comandava lo squadrone Carabinieri a Cavallo, che è stato campione del mondo, campione olimpionico. Eh, sono stato più di un anno con lui, e eh, anche da lui ho imparato molto, il modo di vivere, il modo di fare, eh, e quindi mi ha aiutato molto. Poi lui se ne andò da Milano, morì la figlia in un incidente a Cortina, una bambina, e ritornò a Roma e io quando smise di fare eh, il militare ripartì fa per fare il rappresentante dei ricambi elettrici per auto e facevo Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna. Quando andavo in Sardegna, tutti i fine settimana andavo sulla Costa Sveranda, che allora stava nascendo, non c'era niente ancora, c'era solamente Portocervo col Porto e, e, non c'era Baia Sardegna, cominciavano a costruirla, c'era Pitrizza, insomma era una Sardegna. C'era ancora la Movida di Oggi, Ma, però c'erano gli Ippi. Mm -hmm. E quindi io diventavo hippie tutti i fine settimana con questi ragazzi francesi e inglesi e sulla spiaggia facevamo braccialetti, sandali, cose. E quindi era una cosa che a me piaceva molto. Continuavo sempre a dipingere e a fare. Certo. Ma a un certo momento, quando ho visto che c'erano troppa, troppa gente che dipingeva, ho detto: Ma che dipingo a fare? Sarà bene che faccia qualcos'altro. Quando tornavo in continente e mettevo la divisa di rappresentante, regalavo le cose. Che avevo fatto, Sandali, Bacciare Tino, sì, piacevano. E poi c'era un, uno che diventò un persona che diventò un mio cognato, aveva una fabbrica di borse col padre, e mi ha detto: ma te che disegni, fai queste cose strane, perché non mi fai un disegno un campionario? Eh? Ma ha detto io disegno anche un campionario, però io le borse non le sapevo fare. Difatti il mio successo è stato di non saper fare un mestiere. Perché altrimenti se lo sapevo fare facevo come gli altri. E ho fatto un pacco di disegni, ma io prendevo due capre e le mettevo così, le mettevo una stringa, eh, che allora era inimmaginabile, perché negli anni 60 c'erano le borse con le scimmierine, le specchiette, poi pigliavo pelli con i buchi, facevo tutte cose strane. Questo lo porto in fabbrica e quello, eh, il, il modellista dice: Ma questo è un pazzo, dice, non si possono fare, queste borse non esistono. Invece sì. Allora ho detto: ah, se le ho disegnate le posso fare. Smisi di fare rappresentante, presi una cantina in piazza Rucellai, ma proprio una cantina, c'era ancora l'alluvione. La prima sede di lavoro. La prima sede di lavoro. Ero da solo, c'era ancora la, la, la terra dell'alluvione. Quindi l'ho votata l'ho dipinta, l'ho fatta tutto quanto e mi misi lì a lavorare e facevo tutte queste cose strane. Per un mese non ho visto nessuno. Poi entrò uno che compra una borsa. Che mandò un amico a comprare una cintura, che mandò un amico a comprare un portafoglio. E da lì. Tu, 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 tu. E quella è stata la scintilla. Quella è stata la scintilla. Però allora. il punto è che io ho iniziato a fare un lavoro che non sapevo fare. Quindi è tutta una questione di, di immaginazione. E in un certo senso ho fatto un po' un cambiamento, perché adesso è facile vedere borse, frange, buchi, cose. Ma allora non esisteva. C'era cioè, un'ortodossia che lei ha rotto. In un Bravo. Certo senso. Ecco. E siamo partiti da lì. Questa è la partenza di una storia, una storia sì. che proviamo anche a ripercorrere attraverso questo servizio che vediamo insieme: l'ha preparato Teresa Tironi. Bene. Coerenza, artigianalità e Made in Italy sono i termini, o meglio i valori, che meglio esprimono il bisonte, il marchio inconfondibile della pelletteria Traditional Chic, che con la sua immagine di forza e solidità ha attraversato decenni della storia dell'artigianalità manifatturiera fiorentina. Il bisonte è imprescindibile dalla figura del suo creatore, Vanni di Filippo, che dal 1970 disegna e produce borse ed accessori in cuoio, che anche in anni di crisi hanno imboccato il sentiero della crescita a due cifre sui mercati, aumentando le vendite del 35% fino ai 27 milioni di fatturato nel 2017 e con previsione a 36 milioni nel 2018. Nella sede rinnovata di Pontasieve, dove lavorano 70 dipendenti, si producono oltre 600 mila pezzi l'anno, con le caratteristiche dell'artigianalità fiorentina, prevalentemente in Cuova conciato al vegetale a Santa Croce sull'Arno. Sempre protagonista del Pitti Uomo, il valore riconosciuto del bisonte ceduto nel 2015 al fondo inglese Palamon, è nel prodotto contemporaneo di qualità e sostanza che dura negli anni, possiamo dire, che accompagna nella vita e che proprio per questa controtendenza alle mode effimere viene apprezzato non solo a Firenze, Roma e Parigi, ma anche a New York, Los Angeles, Taiwan e tutta l'Asia, Fino al Giappone, uno sbocco strategico con i 38 negozi in franchising. Il futuro del Bisonte è in investimenti per un nuovo centro logistico e i nuovi macchinari che serviranno a gestire i maggiori volumi, perché il Bisonte rappresenta la forza e la tenacia della passione artigiana. Se un Bello. giovane di oggi volesse ripercorrere una storia simile alla sua, secondo lei ci sono ancora le, le condizioni economiche nella nostra società per poterlo fare? Iniziare da una bottega e arrivare al successo? Non lo so, è complicata credo la cosa. È un po' più complicata adesso perché eh, c'è la scuola a Firenze di, di, di moda e di design dove ci sono 100 studenti. Ma di quei 100 studenti alla fine. Forse uno o forse due riescono ad arrivare perché hanno qualcosa di più in testa rispetto a quello che gli viene. È valisce. ancora l'idea che fa la differenza? Sì, è ancora l'idea che fa la differenza. Cioè bisogna avere qualcosa in più oltre a quello che ti insegnano. E non è facile, non è facile. Poi adesso eh, tutte le mattine a Firenze ci sono mille, perché Firenze è diventata la capitale della, della pelletteria. Sono tutti quanti qui, cioè tutte le marche più importanti al mondo costruiscono Firenze dintorni, abbiamo degli esempi anche qui vicino a, a, a dove c'è Prada oppure Gucci, sono. e vengono tutti a costruire qui, cioè i, i grandi marchi. Il problema è. Anche perché ci sono quelle scuole a cui faceva sì. riferimento lei. Il problema è che tutti i grandi pellettieri bravi che sapevano fare veramente, non come io che facevo delle cose. Fatte bene, nessuno è mai riuscito a crearsi un'identità e un nome. E allora sono costretti a lavorare per i grandi marchi, per Selim, per Gucci, per Prada, eh beh, capito, i gruppi. Già adesso è difficile trovare della manodopera specializzata perché noi stiamo formando in azienda eh, ragazzi che prendiamo perché imparino, ma è, è, è diventato un po' più complicato. Oh, tra l'altro, in queste scuole dove si insegna molto, sì. sembra che i più bravi ormai da qualche tempo siano giovani che arrivano da fuori, dall'Oriente in particolare. I giapponesi sembrano avere sì. una marcia in più. Lei come se lo spiega questo? Beh, il Giappone è una terra straordinaria. Adesso, questo servizio, ha detto... adesso siamo arrivati a 50 negozi in Giappone. Eh... Quattro in Corea, quattro a, tre a Giacarta, stiamo prendendo il secondo negozio a Hong Kong, poi da quasi 40 anni io ho, ho, ho due negozi a Parigi, perché, tre adesso. Quando andai a Parigi 40 anni fa, i vari pellettieri amici dicevano ma vai a Parigi, te sei un pazzo, lì non venderai mai niente. Invece è stato un grande successo e dirò di più che Parigi è stato il via. Per, eh, per il Giappone e eh, per altre nazioni. Perché stranamente, comunque, Parigi c'è qualcosa in più per quanto riguarda la moda. Eh, perché all'inizio forse la moda è stata Parigi, sia negli accessori che nell'abbigliamento. Perché eh, sono queste nazioni, succede questo: chi vince le guerre porta le cose. Certo. Di Parigi eh, ha esportato sempre per primo la moda, eh, vino, cibo, cose, l'Inghilterra, tutto quello che è inglese. Quindi ha dettato una linea. Noi abbiamo vinto il di... giusto mm. <ride> e quindi abbiamo esportato, c'è un piccolo esempio. Ad esempio, io sono un giocatore di biliardo, ho giocato per tanti anni, giocavo con lo scuro, giocavo con Zito, ho giocato con tutti quanti, ho stato due volte a fare i campionati. Su a Saint-Benzan una volta sono passato un turno, l'altra volta hanno buttato fuori subito, ma perché? Però è uno sport fantastico. Ma, e si gioca solamente in Italia, in Argentina e in Uruguay, quindi dove ci sono gli emigranti. Quindi sono gli emigranti che portano le cose all'estero. Mi mio rapporto con Giappone è, è fantastico, anzitutto perché un personaggio come me, quando arrivo là, mi guardano con due occhi così. Perché... Eh, lo fanno in genere con tutti gli occidentali, quindi immagino che eh, eh, un occidentale anche... E poi mi ricordo, i bambini mi guardano e mi credono che sia Babbo Natale. Allora, beh, quando i bambini che vanno a scuola, che girano con le bandierine e gli zainetti, vengono, ah, che eh, vengono... Chiedono una foto. <ride> sì, sì. sì. No, Senta, eh, sì. Eh le vorrei far vedere un altro, un altro filmato perché ho sì. un'altra curiosità breve questo è che è uno spezzone di un film Sì. lo guardiamo insieme mm. Tanka 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 Tatanka. Tatanka, puffalo. Tatanka. Se balla con i lupi c'è cioè Kevin Costa che, che sta eh. spiegando di aver visto sì. il bisonte e il tatanka appunto a questi due ah. pelle rossa. La, la sua passione per questo animale di, eh. di cosa è figlia? E non per caso tatanka perché io ho una collezione di bisonti, di immagini di bisonti, sono più di 2000 pezzi che vanno dal francobollo ha bisonti in legno, in cristallo in ceramica, tutto quello che immagini se no, uno che ho comprato in Bielorussia che pesa una tonnellata e mezzo l'ha fatto un fabbro, un giovane fabbro con dei pezzi di ricambio di vecchi trattori, che è uno spettacolo e la società che gestisce questo raccolto si chiama Tatanka okay, è, Dunque, è nato dal fatto che quando io ho iniziato a fare questo lavoro praticamente lavoravo come i Pellerossa perché era molto semplice, era tutto stringhe, legata a mano. E quindi mi è venuto in mente che il nome Bisonte era la vita per un popolo, perché gli indiani, i pelle rosse americani, vivevano grazie a bisonte. Il più grande olocausto negli Stati Uniti l'abbiamo fatto noi europei quando certo. siamo andati là, perché hanno sterminato 100 milioni di bisonti, facendo morire 100 milioni di pelle rossa Perché? In quel periodo io ho dei giornali dell'epoca nella collezione mia, dove si vede Buffalo Bill che sparava ai bisonti e questa, questo sterminio che è stato fatto, c'erano cioè delle cataste di teschi di bisonti come palazzi, serviva un po' per recuperare le pelli che le vendevano e un po' per dare da mangiare a quelli che costruivano la ferrovia dall'est all'ovest, che erano centinaia di migliaia di persone. E in questo modo hanno stato, è, ho pensato che il bisonte fosse. Perché è un animale forte, possente, però non è aggressivo verso l'uomo, una, una bella forza, insomma, diciamo. Tra l'altro è anche un nome molto efficace per una società sportiva per una squadra che eh, sì. deve andare a confrontare sui <ride> campi e qui apriamo il capitolo della pallavolo Ci possiamo vedere anche una, una foto che risale a qualche settimana fa eccola qua ah, sì, la nuova squadra. della nuova squadra sì. del, del bisonte appunto sì, che sì. fa la serie A femminile sì. è la squadra femminile di pallavolo di Firenze, c'è a Pocatino a Scandicci, c'è cioè un movimento incredibile. C'è a Pocatino a Scandicci, che però dall'altra parte, quindi. Eh. E, diciamo oltre confine. <ride> confine. Eh, quando si è innamorato della pallavolo? Ma eh, Anche questo è una cosa strana, perché io da ragazzo giocavo a pallacanestro. Eh, un giorno venne il mio commercialista e mi dice: Sai, mi ha telefonato il mio notaio che mi dice c'è una squadretta in Serie B2 che è stata promossa in B1 a San Casciano se c'è qualche soldo da dargli magari eh, ho detto vabbè sì diamogli qualche cosa non mi ricordo quanto ma si parla di tre, 13 anni fa e eh, gli ho dato un po' di soldi e poi andavo a no, vedere la sponsorizzazione, sì, sponsorizzazione fatto, normale e poi andavo a vedere queste ragazze poi l'entusiasmo insomma le cose poi da, dalla B, B2, da B1 poi dalla B1 siamo arrivati alla 2, poi dalla 2 siamo arrivati alla 1. Cioè andavamo avanti un, ogni due anni praticamente, adesso sono questo è il quarto anno che siamo in Serie A e mi sono innamorato, bene. mi sono innamorato di questo sport, poi le ragazze, adesso in questa foto che avete visto ce ne sono poche, perché eh, metà ci sono solo... ci stiamo facendo gli allenamenti, abbiamo cominciato adesso, ma abbiamo solo sei ragazze. Perché le altre sei sono nelle varie nazionali? Perché quest'anno ci sono i campionati del mondo in Giappone, dove spero di andare a fare una scappata, se ce la faccio, se la salute me lo permette, andarle a vedere. Perché ne abbiamo una nella nazionale italiana, due nella nazionale olandese, una nella nazionale tedesca, una nella nazionale portorico e una nazionale serba. E allora e gli obiettivi questi... devono essere importanti quest'anno, inevitabilmente? Sì, speriamo di fare meglio dell'anno. Io non dico mai. Dobbiamo vincere, bisogna migliorare. Però facciamo qualcosa in più dell'anno prossimo. Questo è quello che dicono i dirigenti saggi, certo. No, perché poi eh, ho creato tutto questo gruppo perché non ho solamente la Serie A, c ho una B2, abbiamo un Under 18, un Under 16, 4 Under 14, poi ho fatto una società sportiva con 11 società di Firenze e ci sono più di 1500 bambine che giocano a pallavolo. Quindi c'è un valore. Sociale importante è un valore sociale importante sportivo. e per questo, visto che a Firenze non è che siamo messi molto bene con gli impianti sportivi, perché noi possiamo giocare solo al Mandela. Vero. Lei ha deciso qualche tempo fa di fare un bel regalo. Ci abbiamo anche un'altra immagine proprio sì, per, sì. Per, richiamare, per richiamare questo regalo che sì. lei le si è messo in testa di fare alla, alla città. Eccolo qua: il Palazzo Perché Vanni. Perché a Firenze non esiste un pala, esistono Palazzo Corsini, Palazzo Strozzi. Palazzo... Quindi voglio rimanere nella. Palazzo Vanni. Siccome sono stato adottato dai fiorentini, io essendo straniero, straniero insomma, essendo veneto, ma dopo 50 anni che sono qui. Sono stato adottato dai fiorentini che, tra l'altro, mi vogliono anche molto bene. Palazzo Vanni, che insomma, regalo, ma mica un regalo da ridere: è un regalo che. che eh Beh, vale no, in realtà. Perché sono due, sono due palazzi. E, e sono ecco, du due palazzetti Sono dello sport. due strutture: una che è questa, che è quella da 5.000 posti, e una accanto eh, per gli allenamenti. Perché abbiamo anche il problema di allenamenti, Certo. con tutte queste squadre. Quindi sarà una struttura. Eh, dove ci saranno due, camp due campi di, di allenamento, più gli uffici, sala pesi, eh, fisioterapia. Cioè, mh, eh, Le famose infrastrutture Le che famose cons infrastrutture. consentono alle società da di crescere, questo di crescere. vale nell'economia, vale nello sport. Sarà quando questi palazzetti? Il Dunque, il problema è che noi abbiamo presentato a novembre dell'altro anno il progetto. E sembrava che in pochi, pochi mesi è. Stiamo ancora lottando, forse alla fine di questo mese riusciamo a avere la firma del comune per partire, perché c'è una burocrazia pazzesca. La burocrazia ci uccide, cioè io credo, ma, ma poi lo vediamo in tutte le cose, no? io parlo del mio piccolo, del mio palazzetto, ma in tutto quello che succede, cioè, fanno i progetti adesso e li finiscono fra 30 anni quando il progetto è da buttare via perché è diventato vecchio, capito? Senta, le faccio un'ultima domanda per, sì. per chiudere quando è nel suo percorso di imprenditore di guida di un'azienda che lei ha detto ce l'ho fatta. Quando è che si è fatto un applauso e ha detto Sono arrivato dove volevo. Ma veramente non ci ho mai pensato a questo fatto. Perché secondo me non sono ancora arrivato. Eh, questo, <ride> questo è lo spirito di cui sono arrivato perché continuo nonostante i miei infarti io quello che l'altro giorno ero con la squadra la nazionale italiana maschile al Mandela e allora gli ho detto guardate ragazzi perché ho portato un piccolo pensiero dell'omaggio del Bisonte che hanno molto gradito tra l'altro è stata una cosa molto simpatica ho detto guardate io sono qui un po' per sbaglio perché sarei già dovuto essere morto sette volte, quindi sono sempre qui. Probabilmente qualcosa devo fare ancora, perché se sono ancora vivo e cercherò finché vivo di fare qualcosa di importante per, per la città, per gli altri, per un po' per tutti. E noi aspettiamo di vedere cosa, cosa sarà allora questo ulteriore Bene. regalo, questa ulteriore impresa. Grazie intanto per esserci Bene. venuto. Grazie a voi, a grazie trovare. al pubblico di Rai Tributo 38, che so che sono molto fedeli, vado spesso anch'io una cosa posso dire sì. quello che manca alla pallavolo che dopo il calcio sì. è, è, il numero di iscritti è la pallavolo femminile perché la famiglia maschile sta al 25-75% mm. non abbiamo un canale dedicato le nazionali, le nazionali che vanno fuori non riesce a vedere le partite ci fanno vedere 20 canali di calcio, 3 canali di trotto, 4 canali di cose, partite di 20 anni fa. Ma dedicateci un canale, ci vuole tanto poco. Noi <ride> le facciamo da megafono in questo, in questo Va senso. Bene. Grazie ancora, Capitani bene. Coraggiosi. Grazie Luca, grazie a tutti quanti e buona settimana. Il Capitani Coraggiosi torna come sempre la prossima settimana. Arrivederci. Finito?